Continuano i miei dialoghi sul futuro del restauro con architetti e studi di fama internazionale. Oggi incontro Filippo Pagliani, uno dei fondatori dello studio Park Associati di Milano. La rigenerazione urbana, la riqualificazione degli elementi storici, la loro conservazione sono temi in cui Filippo e il suo studio possono davvero vantare esperienze di altissimo valore, dove capacità di ascolto, intuizione e sperimentazione sono la sintesi perfetta della loro cultura progettuale. Il tema del restauro che guarda al futuro. Quando andiamo ad analizzare degli edifici, il tentativo è quello di riuscire a riutilizzarli nel miglior modo possibile. Andiamo ad analizzare nel dettaglio e secondo me bisogna mettere da parte quelle che sono un po' le euforie progettuali che tutti abbiamo ogni tanto tentazione di lanciare sul progetto. A noi è capitato tante volte di riuscire a individuare all'interno della trasformazione di un edificio un elemento, un materiale che ci poteva dare un segnale forte. So che voi siete molto sensibili a questo tema della sostenibilità ambientale. Ecco, come è declinata nei vostri progetti? Oggi il termine sostenibilità dovrebbe diventare un codice intrinseco nel progetto. Cioè non possiamo più considerare la sostenibilità come un termine di eccezione. Una domanda di riserva mi viene sul tema dell'involucro. A noi è successa una cosa molto, molto curiosa da questo punto di vista. Ci sono delle regole nel progetto dal punto del linguaggio, eccetera, oppure liberi tutti? Molto spesso noi siamo stati definiti degli architetti molto milanesi. Dopo questa lunga intervista in realtà c'era una frase che avrei voluto dirti che dice le città portano le stigmate del passare del tempo, occasionalmente le promesse delle epoche future. Il restauro guarda davvero al futuro.